Bentornati amici e amici, si stava meglio quando si sta meglio la stagione 3 puntata 36 da Denis E da Stefano, sempre più veloce, forse perché è l'ultima della stagione, vogliamo fare presto, vogliamo chiudere Ce prima vogliamo. E anche sta stagione sarà levata dalle palle, città Oh, esatto, esatto, no dai, in realtà, in realtà vedo, tra l'altro con, non dico sommo sbigottimento, ma quasi abbiamo fatto 5 episodi in meno della seconda A voler essere addirittura. Precisi. Eh, Però ne seconda? abbiamo fatti quattro dal vivo in più. Esatto, sì, sì, no, infatti, poi se, se accodiamo anche quelli e li facciamo fare l'ingresso in stagione regolare, sì, perché effettivamente quello della Dunata l'avevo caricato non numerandolo, e vediamo cosa facciamo con quelli del Frantic, ma insomma adesso avremo modo di parlarne. Comunque, più o meno, dai, siamo lì. Come va? Bentornato. Bentornato. Grazie. Prego. E eh, Sì. Bah allora, ah. diciamo che il weekend di agosto non ha aiutato il ritorno, l'andata è andata bene, l'Abruzzo è bello. Insomma, sì, dai, viaggio bello, festival ci vive... esperienza bella. Ci, ci vivresti bello. in Abruzzo? No, quell'accento lì proprio mi, sta proprio... mi fa venire <ride> l'orticaria. Eh vabbè, Ma te tutti gli accetti sotto una certa... Sotto ma non certo è vero. Guado. No, no, non no vero. ma non voglio creare antipatie verso una parte di pubblico comunque affezionata insomma, al podcast. Mm. Insomma, sì, soprattutto so. lì ne ho incontrati tanti che è stata proprio una bella soddisfazione. Allora la gente mi chiedeva dove eri e io dicevo a tutti che è tutta una roba calcolata, che è come praticamente adesso tu fai vieni non vieni, dopo un certo punto farai un comunicato Però... che, che disconosci il podcast. E vado avanti, sì. io però devo cambiare nome, dopodiché ce la Reunion perché chiediamo molti più soldi. Tipo Batushka, tipo Abbat, tipo. cioè, qual è il punto di riferimento per questa tipo cosa? Tipo basta che fatturino, non è un problema. Vabbè, ah, quindi tutti. Cioè, sono tutti i punti di riferimento validi, perfetto. Sì, sì, anche, anche sepoltura, insomma, adesso. ma non la teniamo così lunga, noi adesso ci dividiamo no, no. un attimo. Sei giusto il eh. tempo di riposarci un secondo. È che fare un nome nuovo, poi devi registrare il conto tuo. Ma io, so ma che no, faccio come... io faccio si stava meglio e tu facevi si stava metal da Lo soli, vediamo, senza da ospiti soli. <ride> senza <ride> no. oh. da soli che parliamo. Vabbè, Fedez è allora, il, punto... il, fe... il riferimento è Fedez e quell'altro, esattamente eh, va bene. E da dove possiamo partire? Partiamo intanto da Boc. Che... Dal podcast live, come è stato questa volta? Visto che ero allora, è stata una bellissima esperienza, uh, posso dire che l'organizzazione ci è venuta incontro in tutte le maniere, infatti ha video registrato, audio video, utilizzando la troupe che sta facendo i vari after movie e video reel. Oh, non, non abbiamo no. potuto usare il backdrop perché purtroppo era troppo grande, abbiamo già le mani di grandezza ma lo useremo. Eh, eh, a differenza della un'altra, ma questo non è un giudizio qualitativo, abbiamo avuto quattro microfoni quindi ognuno aveva un suo, il suo mm. e m, molti, molti ospiti non conoscendosi, più di tanto, tipo Giannone con Bologna Violenta, hanno cominciato a interrompersi uno con l'altro, a impallarsi, è stato proprio figo. Ah, tanto e... io non, non monterò nulla, prendo così com'è. voglio, Volete l'esperienza: assolutamente, assolutamente sì. sì. Assolutamente, sì. Assolutamente sì. sì. sì e boh, parti, da, parti dal primo, dal primo giorno di, di, del podcast. Così. Allora, Va posso bene. dire che mi sei mancato, è stato bello farlo ah, live, eh. però mancavi tu, posso Grazie. dirlo. Magno. Io lo lodo. Lo okay, a me mancavate da... tutti ecco. voi, quindi eh. figurati. Poi è stato bello dal punto di vista del podcast, posso dire che stiamo raccogliendo tantissimi feedback positivi che non mi aspettavo. Uh, tipo sono in fila per la birra c'è un tizio che non ho mai poi più visto nel giro di quattro giorni che mi fissa mentre lui ha finito perché è davanti di me prende la birra, si gira ovviamente si gira a 180 gradi per... Per... esatto mi guarda e mi fa ma d'altronde si stava meglio quando si stava a metà, prende e va via mai più visto e no, poi okay. è arrivato un tizio che credo si chiamasse Edoardo uh, è stato il primo giorno e mi fa beh fate una cosa bellissima ogni ospite io mi diverto un sacco grazie 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 gli ho detto beh ma sei su no io non sono da nessuna parte però vi ascolto se sempre. ne è esatto. andato con un mantello nero dopo, dopo l'ho visto ancora abbiamo parlato di musica eccetera però grande sono il tuo um, subconscio che parla ok sì e poi sono, ho incontrato dei fan storici Uh, a Franz de Murge, ma... Massimo Mammaella che ha portato il figlio a vedere i Gutalax con il gonfiabile di Peppa Pig, eh, la, okay. su, la prima esperienza del bambino ai concerti. Ma non anticipiamo e... i temi caldi della puntata, non, non bruciare subito. Nostri. Ah, cioè, no, non si ma... può più dire gonfiabile, Va bene. <ride> Non si può più vedere Gutalax. No, ah, sì, tra l'altro. Ecco, è stato bellissimo dal punto di vista dei feedback possiamo solo che ringraziarvi, ci date morale, ci date voglia di andare avanti. È stato proprio bello. Possiamo solo che ringraziare il Frantic che ci ha fatto un sacco di pubblicità, mettendoci nei reel ufficiali. Mette... Infatti, il, la, la tendance dal primo al terzo giorno si è praticamente triplicata. Perché ormai la gente aveva capito il giochino: eh... che c'era qualcosa, insomma, c'era qualcosa, eccetera. E non mi sento di fare tantissimi altri nomi perché comunque dimenticherei qualcuno. È stato Va bello. Bene. Grazie, bene. Bene, e basta. Poi per quanto riguarda le puntate, insomma, piano piano le facciamo uscire appena ci arriva sì, un po' di materiale. Adesso durante queste meritate pseudo vacanze che faremo, questo periodo di pausa giusto per fare il sì. passaggio, è perché tu lavori sempre nel pubblico, giusto? Quindi comunque... Cioè adesso devi ricominciare a lavorare, cioè quindi è dura. Sì, sì. ma devi dopo star... due mesi di, di riposo presso di te, sì. è così che funziona. Quindi per forza dobbiamo andare in vacanza, soprattutto per te. E, sì. <ride> scherzi sì. a parte, no, e... no, ma effettivamente anche lì, comunque sappi che l'ho mm. come dire, l'ho detto più volte dal palco perché insomma, nella lorda del podcast, io sono uno statale di merda e vedevo che la gente sorrideva perché c'era anche parecchia gente che ci sconosceva okay. bene. E... Bene, uh, tu però eri anche con un banco dischi, perché insomma sappiamo sì. bene che collabori, lavori anche con e per Dustin. Uh -huh. e, Adesso faccio l'intervista, di solito intervistiamo quelli che fanno anche di mestiere alle volte, hanno le distro, hanno, vanno i banchi, hanno i CD, eccetera, eccetera. Come è andata l'esperienza frantic dal punto di vista di un, di un commerciante, di un venditore di dischi, di merce e quant'altro? Così. Allora, mh, no. lì c'è qualcosa da raccontare che vale la pena da podcast. Allora, posso dirti che per quel che mi riguarda il disco fisico va. In quelle occasioni lì va e noi abbiamo venduto bene, non c'è niente da nascondere. E il vinile attira molto, però i CD se hanno ancora un determinato prezzo noi ne abbiamo venduti tanti. Quello che mi ha colpito e che è stato molto bello e anche un po' toccante è che c'è il ricambio. Io ho in mente almeno 5-6 situazioni di gente tra i 16-20 e i 20 anni al concerto con i genitori: addirittura uno in terza media con il papà di Roma, che si è preso un dischetto dei Mayhem. Ho visto uno di terza liceo da Firenze con la mamma che è venuta a prendersi una maglia dei Beto e una degli Emperor, veniva ogni giorno a prendersi qualcosa. Okay. Una ragazza <ride> di 18 anni che cercava consigli su black metal e poi ha trovato Leviathan e Mutilation. Eh, sì okay. eh, una copietta di gente tra i 25 e i 27 che hanno fatto una scorta incredibile di dischi black metal e compagnia io un po' di ricambio l'ho visto ovvio, non è il pubblico veramente giovane che si può vedere ad un concerto degli Slug Gore o del Giro Trivia di cui Vabbè, abbiamo parlato però... tante volte dove là c'è ricambio però c'erano i ragazzini più che, altro comp che compravano e compravano cose sì. che effettivamente per far, lascia presagire un minimo di interesse per la materia. Che non è semplicemente il gruppo che sta suonando. Eh, lo vedi una volta, e già gli compro il disco, ma qualcosa di un po' più approfondito sì, dopo. Va bene, è bello vedere questi sedicenni che vengono a comparsi la maglietta di fuck me, Jesus dei Marduk. Uh, uh sperando che dopo non se la metta eh, io a questa gli ho detto vabbè adesso la maglietta per maturità ce l'hai e lei si è messa a ridere eccetera <ride> e, mh, un ragazzo di Roma a cui ho consigliato il podcast, spero che ci ascolti adesso e cercava di raccogliere storie e robe del genere gli ho fatto leggere la fanzine degli Stormlord fa io sono di Roma sai però vedo sta gente qua che ormai ha un'età diversa dalla mia e leggendo dopo è venuto a comprarsela dove c'è lo speciale su Roma, il baffo, il frontiera, il death metal e il black metal romano agli anni 90. È bello vedere che ci sono dei giovani. Io sono tornato a casa con la speranza che in questo momento non è la musica di moda per chi ha 15-16 no. anni. No. Cioè. Però uno zoccolo resiste e quindi come tutto gira arriverà il momento che Abuzum sarà fashionable ancora. Sì, poi l'abbiamo già parlato più volte, cioè non so quando il metal è stato poi così di moda eh. tra la musica alternativa per un range di età tra i 15 e i 18. Magari c'erano periodi, c'erano piccoli gruppi all'interno. So, uno aveva magari la compagnia, che erano appunto tutti metallari. E sembrava che il mondo fosse quello, ma poi i grandi numeri li hanno sempre fatto altri, altri sottogeneri. Però vabbè, insomma. E mh, raccontami anche, ora io parto da un presupposto, tu mi hai detto, ah ti racconterò, ah devo raccontarti anche questa perché me la sono vista veramente brutta, io, cioè il fatto che avevi lo stand e a un certo punto il terzo giorno è venuto giù una bella tromba d'aria sì. e acqua e sì. io che eh, questo periodo tra i vari podcast che sto ascoltando, sto ascoltando uno che racconta le vicende dell'alluvione nell'Emilia di qualche anno fa, tutto super drammatico, eccetera, sulle varie vicende, di questi singoli racconti, di queste persone che sono sopravvissute in mezzo alla marea io mi immagino un tenore del genere, c'era soprattutto uno che è riuscito a salvare i suoi cani, i suoi Rottweiler, che era in mezzo all'acqua fischiando, una cosa super commovente, io mi immagino un'avventura di questo tipo, forse no. Mentre Poi io sì, sì. tengo stretti i vinili dei Doctor. grosso modo, <ride> eh, sì. Eh, esatto, esatto. No, allora, mh, questo allora, è stato un quarto d'ora di pioggia con un po' di vento, però il gazebo che avevamo, essendo la prima volta che si faceva banco ai festival, non era proprio di quelli super professionali ed è bastato. Però alla fine, insomma, mh, qualche goccia di pioggia sui plastic case... Io ho buttato una fanzine, quella per esposizione da leggere, ma non è successo niente. Posso dire, e adesso è il momento di dirlo, che mh, lì si è vista l'organizzazione. Appena il tempo è cambiato, sono passati i volontari a credere se avevamo bisogno di aiuto per coprire, per fare più e più volte. Eh, il Fantica è veramente una grande famiglia. Mm, ha una dimensione che, magari economicamente, è sempre un rischio perché bastano 300 persone in meno e vai sotto. Però, io ho visto veramente una cura per le persone, per chi frequentava il festival. Una cura che passava un po' da, da tutto, anche dagli espositori, che spesso sono ignorati perché semplicemente pagano, allo, pagano al posto, sono cavoli tuoi, cioè. al bar, alla security, ai guardiani notturni che ti aprivano e chiudevano il cancello. È, un, è una bellissima realtà fatta a misura d'uomo. Questo va detto e non è perché ci hanno ospitato, uh, va detto comunque. Però, Poi ci hanno anche ospitato. Un po' aiuta, ma <ride> un po' aiuta sicuramente. E sti arrosticini, ti sei mangiato gli arrosticini? Sì. Assolutamente sì. E non era la prima volta che mangiavi degli arrosticini? No, 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 perché mio papà c'ha delle esperienze con il gruppo ah. alpini in cui il capogruppo era eh, uh, abruzzese, so. quindi hanno girato a aveva... casa mia. Sì, La esatto. mafia degli importatori di, di arrosticini. Vabbè, quindi basta, vi sapevi già tutto. No? Volevo vedere se sì. era stata un'esperienza catartica. Ma a proposito di esperienze catartiche, scorrendo, eh, avrai visto comunque qualche gruppo l'hai visto? Insomma, sicuramente. Sì, sì, e... non, non tantissimo, ma ho visto. Ecco qualche segnalazione tra magari gruppi adagare oppure gruppi che ti sono piaciuti veramente molto. Anche tra allora, i pezzi di cuore, allora ehm, Unvia è un gruppo italiano black metal Giuliano. Mi risulta. Eh, lì è il problema Umbia. perché dici Friuli Venezia. Già sbagli subito. In ogni caso cantano in dialetto. È bellissimo black metal, molto simile a quello che fanno Imperium Decadence ed è verga Haina Fari adesso, okay, cioè quel tua. post black, ma non troppo post. Cioè sta a metà tra black classico e black più di seconda generazione dell'ultima generazione, bellissimi. Molto buoni i post Sugate Sunt da Roma, scritto S V che debuttano fra poco su Design Melt, che è un'etichetta di Roma che fa proprio quella roba lì e Outer um, Punisher mi è piaciuto un casino il punto di, inc di, di incrocio dal vivo tra le melodie di Typo Negative e Godflesh Wait, nel senso che su? il tessuto era Godflesh dopodiché lui col vocione faceva delle melodie che erano molto Typo Negative poi eh, ho visto in Appendetti, ho visto meglio Call of Sin Uh, li ho visti. E c'erano anche, sì, è vero che c'era anche questo psino, sì. okay. Meglio e... quanto può essere Gotti la sa... varianza, scusami, quanto può essere la varianza tra uno show. <ride> Ma infatti anche, da anche... Ormai perché... Però boh, lì mi sono piaciuti di più, non so dire okay, sì, 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 Poi cos'altro mi ha colpito tantissimo? I che non li reggo più, non ce la faccio, non ce la faccio, cioè, ormai fa delle robe che io non, non, non reggo e anche se a molti lo show è stato proprio commovente però alla fine tataci di progressive misto e ambient ormai non è niente di che okay. e carinissimi witch hunter italiani proprio un sì. speed metallone proprio della una volta e ci ho anche preso il cd nel buio molto validi dal vivo salutiamo Claude e tra l'altro c'è lo spettacolino con la tizia che fa lap dance e tutta la coreografia del successore. Insomma, fa tutto, molto, dire, Claude. Fa tutto molto, molto Claude Fa tutto molto tatuata suppongo, sì, finalmente tatuata da lui con le sue morbide mani. E ecco, e quindi come dire, la qualità okay. è stata alta. Un sacco di gruppi strumentali, soprattutto il primo dei tre giorni. Ho visto i Godis andastro, però boh, non lo so, magari non è l'occasione giusta, però ho un po' Dupalle palle dopo un po'. <ride> Oddio, può anche essere. Eh, però vabbè, già cioè, chi piace, beh, immagino, siamo stati contenti. Poi erano anche a Brescia il giorno dopo. Ho visto gente che c'è andata. Mi sembrano tutti abbastanza contenti. Ho delle domande mie, curiosità: proprio veloci, veloci. Mm. Ho sentito molta gente entusiasta per gli El Altar dell'Olocausto. Tu li hai visti? Fighissimi, visto? quelli lì fighissimi. Okay. li ho visti velocemente ma fighissimi ok basta va bene fighissimi e... tutti molto contenti eh, vai vai, dimmi. Eh, Lily, Lily Refrain era la prima volta che la vedevo dal vivo e in quel settore drone, doom, ambient, ritual uh -huh. fighissima una, una performance meravigliosa perfetto e i Klimt come stanno? I Climpt stanno bene, eh, li ho visti bene. Ovviamente sono i Klimt eh, Il suo approccio vocale cioè. dal vivo è quello che è su disco, né più né meno, quindi deve proprio cioè. piacere. È cioè. eh, proprio anni '80. Li ho visti, li ho visti sicuramente bene. Sicuramente sono... meglio di quella volta che li abbiamo visti al, al Freakout, sì. che non, cioè, alle volte non è esattamente la location migliore, per quanto riguarda no, non Esattamente. Tanto. E Baba, chi ti posso chiedere così al volo? Darvaza. Prima da volta, volta non li, li ho visti, stavo ah, okay. cercando di sedare la folla che comprava dischi. Ok, bomba. Bologna Violenta, un pezzettino, Bologna Violenta no? l'ho sentito anche stavolta, avendolo visto a Venezia Core. Non aveva i visual, perché il palco piccolo non permetteva di avere i visual, però ho sentito grosso modo, quello che abbiamo sentito a Venezia Core. sempre bello. E sei arrivato addirittura, visto che appunto facevi parte di... Degli addetti ai lavori anche fino a spararti qualche minuto dei vari DJ che ci sono stati a fine giornata. Certamente. E... Cioè, devi citarne qualcuno in particolare. Noi avevamo lo stand esattamente di rimpetto al DJ perché lui stava all'interno della rete col suo gazebo, sì, e noi stavamo parte. al di fuori della rete. Quindi io guardavo dentro e vedevo la gente. Allora, la prima sera è stato fatto un DJ set proprio super trash, e... senza con... l'acqua, con... però. Sì, con Corona, Rovani 90, eccetera. Ah, non sono una signora, cosa del genere. E lì tutti i metallari impazziti che cantano e compagnia. Mh. Mi è piaciuto molto il DJ set della terza serata, quello del, del Vescovo, che è stato sì. poi anche ospite al podcast. Che fondamentalmente faceva industrial ballabile, quindi ha messo su anche robe tipo remix industrial di Britney Spears, uh, The Beautiful People. Questa quella roba lì, Ramstang e cose del genere, quello è stato proprio un DJ set super efficace e super partecipato. Gli altri mi sono piaciuti. Dopo, lì, al coso, al, al Frantic si fa il Sarapanda E il Sarapanda oh, no. è Dai. ovviamente Sarapanda metal. E c'è stato un momento super cringe in cui Zazzarone, che è il tizio che organizza questa cosa, Uh, mette su battere dei Metallica, nessuno dice niente, cala il gelo. Zazzarone spegne la musica e fa: Oh, Ma, ma i vostri genitori un cd ve l'hanno comprato almeno qualche volta. Porca miseria, ma, ma è il pubblico che compete, o è una sfida tra degli È un, tra pubblico, delle persone... un pubblico, la gente che vuole andare lì fanno il tabellone come i mondiali e si fa la sfida. O no, Dario Onofrio di Metal Italia, che è venuto ah, insieme alla Sara, è arrivato in semifinale e anche a tu anche... pensa. Tu allora tu adesso proiettati in questa competizione, saresti sì. arrivato più o meno Beh, nelle semifinali ci arrivavo. Poi Io vita, subito ragione. pensavo che bisognasse dire anche il titolo, mentre bastava il gruppo. Quindi lì allora... ci arrivavo tranquillamente in semifinale. Certo. Anche sì. perché hanno messo su il listato virus, anche lì super momento, super cringe, nessuno la sapeva. Ah. era Anting Antingai tra l'altro. Tra l'altro, cioè, io la indovino con una, Antingai e Lowe, <ride> tra l'altro. Cioè, appena senti... No, 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 Eh, vabbè, facile. E poi oh, basta direi: aspetta, che ti volevo chiedere? Ma... Uh... Ok, dai, cominciamo un attimino ad addentrarci in cose un attimino più croccantine. Ehm... Gutalax, visti lì? Gutalax visti lì con la partecipazione corretta, quindi nessuno sul palco. Sì, io non ho visto niente, perché erano tutti sul palco, non si vedeva niente, sto muro di persone, Quindi lì te li vedevi con tutti i vari gonfiabili e loro che facevano gli scemi. Eh, era il compromesso giusto per vedere un minimo di show. La scaletta era sempre quella, Robocok e compagnia, <ride> l'intro dei Ghostbusters, grosso modo la solita roba. Uh, loro ormai suonano al minimo nel senso dopo fanno sempre la gag che adesso ne facciamo una difficile perché così sennò la gente pensa che non siano capaci a parte l'intro sinfonica di un pezzo black metal che adesso non mi ricordo se credo filtro filto qualche demo bug però finita l'intro sinfonica loro non suonano finisce così super sketch insomma hanno quell'umorismo scatologico loro Mm, sì sono fermi lì cioè sono proprio fermi lì mm, sono un po' diventati come i Gemboy o come quell'altra roba che, da cui vuoi che ti dicano quelle quattro robe lì che facciano quelle quattro canzoni lì ehm, da un punto di vista proprio musicale se il Grind Gore adesso si è affossato è purtroppo anche per colpa di quei gruppi lì che l'hanno veramente trivializzato e banalizzato, io i dischi ce li ho loro li seguo sai che sono in mente aperta però effettivamente eh, la parte dell'umorismo sta scavalcando proprio la parte musicale sì, perché ecco, suonano che, veramente al minimo a te che so, poi i po dischi ce li hai che valore ha un disco dei Gutalax? nessuno, sono tutti eh, identici è una scusa è una scusa, per, so. è una scusa eh, e, e soprattutto c'è cioè, la bella copertina l'unica roba loro, il loro concept alla fine che loro sono gli merde e cose del genere c'è il suo perché però diciamo che cioè se io devo pensare al Grind Up, penso ai Cockenball Torch, quello è un altro mondo. Che tra l'altro sono in Nododio e Union che hanno stampato il catalogo, quindi vedi mai che l'anno prossimo Lobsin. Francesi. No. di Germania. scusa. Che io vidi al primo festival organizzato da Giorgio della Più Il famoso... Il Grind di Armada. Il Grind di Armada. Brescia. Bene. Ok, cominciamo ad avvicinarsi sempre più avvicinarsi a quello che tutti eh, vogliono sentire, eh. ma eh, partiamo dalla mera cronaca di uno che lì c'era e quello che tu hai visto della famosa questione Marduk, di cui sì. poi faremo tutte riflessioni chiaramente a margine, perché la questione di sé, come insomma, avete, avrete mo avuto tutti i modi di leggere in questi giorni, era abbastanza semplice, anche un po' stupidina nelle mm. modalità. Però tu, tu, te, tu che per, cioè, hai visto qualcosa, hai visto questo sì. famoso trenino, hai, hai visto la reazione del cantante Marduk, hai visto sì. cose. Io c'ero. Allora, raccontaci dall'inizio. I, da, I, I nudi fatti, i nudi fatti, perché okay. dopo viene quello che vogliamo invece fare, che ci teniamo tanto. I nudi fatti sono questi. Al festival c'erano i gonfiabili che giravano perché? Perché la gente se li era portati soprattutto perché poi ci sarebbero stati Gutalax il giorno dopo. E poi, per la cronaca, è un festival che ha luogo pochi metri dal mare. Quindi insomma, mm. sì, c comunque è sempre un atteggiamento, un attimino ironico e goliardico, quello che hanno quasi ormai molti festival estivi, e quindi insomma, esatto. i gonfiabili sono lì. Hanno portato questi gonfiabili e giravano in svariate, per svariate band del mondo, magari pochi, però, c'era sempre un pallone o due che saltavano in giro per il festival. Sì. Con alcuni gruppi, molti di più. Con i Gutalax c'è stata la cosa massima. Vabbè, chiaro. Cos'è successo? I Madduk suonano, fanno la loro performance normale, non avevano nemmeno il match. Uh, li ho visti molto, no, li ho visti bene, ma non benissimo. Insomma, ad li ho visti molto più convinti, ad esempio. O però, quando li abbiamo la... visti in Austria, che le avevano cioè, fatto una bella. una roba pensiero. del genere, quella che abbiamo visto noi. Eh, però... mm. okay. Scaletta old school, quindi non hanno, non sono andati tanto avanti, hanno fatto proprio la prima parte di carriera, alla quella che doveva essere l'ultima canzone, pochi minuti dalla fine, dopo più di un'ora e dieci di concerto. Da dietro parte un trenino di circa 20 persone. Io ho parlato con uno di quelli che hanno proprio creato il trenino, lui mi fa. Ma... Ma la, secondo la questura erano 20 o secondo? Allora, ne? io ho visto i video, sembravano 40 persone. I video erano una ventina di persone alla fine. Okay. Dopo se se ne, se ne hanno presi attorno sono aumentati, ma dietro quando è partito erano 20 persone. Ma tu hai un'intervista in esclusiva con uno che ha avviato il famoso trenino un documento. Sì, sì, prezioso. che è venuto a raccontarmi al podcast perché è uno che ci ascolta. Ciao Luca. E, Ciao. <ride> e, e niente, lui fa. Mh... Insomma, non ci abbiamo visto niente di male. Insomma, è partito. Sto mid tempo ciu, 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 ciu. sembrava come dire um, a me è venuto in mente da dire, anche lì ridendo, eh, white boys, white boys. Alla fine ci siamo messi così. Il trenino è partito, si è agganciata la gente. E siamo andati. Il cantante di Marduk uh, ha fatto un gesto e eh, dovrebbe aver detto: Fuck that shit, con un gesto con la mano verso il trenino, dopodiché. Finita la canzone è andata via, avrebbe tagliato un pezzo dell'ultima strofa. Ma un minuto dopo, il concerto è finito. Ok, i Marduk sono scesi. E a quel punto lì si è sparsa la voce incontrollata tramite il nostro amico internet che i Marduk avessero addirittura tagliato la scaletta e non avessero fatto Panzer Division Marduk, che è sempre l'ultima, perché infuffati con la gente. <ride> Fuffati che fa più bello di fuffati per i Marduk perché dà più il Grimm Ah, eh. la puciosità del Grimm, okay, Esattamente. La verità è che intanto, sempre i in nudi fatti. Uno, ho parlato con gli organizzatori mattina, estraccione eh, sì, e il giorno è stata dopo. è Molto attiva, giustamente. Esatto, sì. la scaletta era quella lì, non hanno tagliato nessuna canzone. Due, Mortus era sparato tre bottiglioni di vino buono, una un whisky e un Jack Daniels e era mezzo ubriaco prima e una volta sceso dal palco è rimasto con le mani a tenersi la testa per un bel po' per farsi passare la sbornia 3. i Marduk non hanno nessun problema, non hanno avuto nessun problema con l'organizzazione, non hanno, non hanno esposto nessuna lamentela 4. nel pomeriggio Morgan, l'unico Marduk vero, originale si è fatto fare il video, sì, suoneremo stasera tutto figo, tutto bello, con un fenicottero dietro, come qualsiasi altro artista, Daina Pandetta, chiunque altro. Questi so sono i fatti. Che cosa succede? Da lì parte la discussione che sta gente del merda con i gonfiabili al festival. Tra l'altro, il dettaglio è, uno di quelli che ha fatto partire il trenino è un volontario del Frantic. Un altro di quelli che fanno, hanno fatto partire il trenino è uno che sulla schiena ha tatuato i Marduk. Ed è uno dei suoi gruppi preferiti. Ed era felicissimo, bello sbronzo e si era visto i Marduk un'altra volta. Questi sono i fatti. Dopo è partito l'internet. Ovviamente. Eh, che nuovo fai partire? Il debunking ah. l'abbiamo fatto. Eh, sì. Perché questi sono i fatti. Adesso però c'è da discutere che cosa è successo. Adesso, tu che non c'eri e che potresti fare la parte del leone da tastiera, mm, dai. Sì, non, non mi si dice, um, ok. E, e io ho cominciato a leggere delle questioni. Insomma, Martina dell'organizzazione ha uh, con grande grinta, perché è una che poi quando è sui social è bella grinta. Il, diciamo. il, il mitico com comunicato contro il, Brick, il Camunia lo fece lei. Esatto, esatto, esatto. esatto. Sì, sì, quindi e, um, e verrà okay, perché poi ha parlato. Sì? Sì, 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 ancora. Facciamo un remember. Quando è l'anniversario del Fukamuna? Del Fukamuni e magari organizziamo una puntata l'anno prossimo. i giorni! Perché... Tutti i giorni è, è l'anniversario, no? Niente, io all'inizio si discuteva più del, di questi nudi fatti: se era vero che avevano cancellato Panzer Division Marduk, se era vero che si era incazzato, se era più o meno sbronzo, eccetera. Ci cioè saranno incazzati o meno, e poi alla fine, più o meno, si è tirata la fila del discorso, che è molto simile a quella che hai detto tu, insomma, uh, passaggio per passaggio, e vabbè. E poi giustamente, eh, dai meme, eh, alcuni oggettivamente molto divertenti, sono partite le discussioni e sostanzialmente, due frange eh, si sono palesate. Di chi dice. Con varie tonalità, queste stronzate hanno rotto i coglioni. Eh, I concerti metal devono essere, sono spesso, dovrebbero essere cosa seria, e quindi il contesto è quello che determina le azioni del pubblico, dovrebbe esserlo. È una mancanza di rispetto eh... Eccetera eccetera e chi dice: Ma insomma, no, il divertimento è una componente fondamentale in un festival, ma anche generalmente nel metal, insomma, sono, di, sono svariati anni che il metal comunque viene decostruito, viene ironizzato e viene preso in giro. Questa cosa qui, fatta in questo modo, poi non è di questa grande gravità. Eh... Ho letto commenti interessanti perché ehm, da fuori, da uno che non è leone da tastiera, a queste discussioni non piace, non piace partecipare, anche perché spesso non... Cioè, veramente non mi ero mai posto il problema dell'atteggiamento che si ha durante i concerti, perché devo dire di non aver forse mai... Visto un atteggiamento particolarmente inadatto ai vari concerti, anche nei festival più grossi a la Solta, ecco, ho visto i Gutalax, c'erano i gonfiabili, ci ho visto gli overkill e la gente era presa bene con gli overkill nel modo che ritengo abbastanza corretto, eh, quindi effettivamente non avevo mai fatto questa riflessione. Poi insomma, leggendo vari commenti, alcuni adesso andremo anche magari a riportarli e a ragionarci assieme andremo un attimino più a fondo um, ecco cito un amico del podcast che tra l'altro ho anche incrociato di recente ai wayfarer a, a Villa Albrizzi a Treviso che è Carlo Mavric che abbiamo incontrato a la solda dell'anno scorso è quello esatto. che fa il ragionamento un attimino più moderato però dalla parte di chi dice un po' avete rotto il cazzo e um, lui ad esempio dice lo citiamo Uh, perché devo guardarmi i Primordial con un gonfiabile che vola e Destroyer 666 è in mezzo alle bolle di sapone e avere quell'esperienza in parte danneggiata? Perché queste persone non sono capaci di distinguere le situazioni e capire quali sono i tempi e gli spazi per l'ironia? Uno che, comunque, una persona che comunque sull'ironia visto che pianeta. ha la pagina gestisce la, la pagina, prendere Casa a Parma per vedersi tutti i concerti war metal ecco io boh, sarà che perché veramente non ho ricordi particolari di questa cosa sarà perché ecco ad esempio so che Carlo detesta i gutalax e tutto quello che il mondo che ne consegue io li ho visti una volta quindi non ho neanche fatto in tempo a rompermi il cazzo mi sono divertito perché la, vederli la prima volta è divertente e, e quindi non ho mai vissuto uno, un distaccamento così forte rispetto all'esperienza che stavo vivendo dal vivo tu, Dennis? Qualche specie, Cioè tu hai qualcosa di simile? Di un allora, pelino dissonante. Magari avendo fatto molti più concerti di me. L'hai visto. Allora, io non me ne mai posto il problema. Non, non me lo sono mai posto. E, ma non posso dire che non sia un problema. Nel senso, certo. cioè, leggo un commento e allora c'è qualcuno che ho su Facebook come amico. Non, qua, non, non sono persone che conosco, quindi non cito, però è gente che nella bacheca okay, okay, è pubblico. Ecco cosa succede quando fai un festival misto, il metallaro di oggi il classico cliente del Vacan che si mette seduto a vogare per finta sotto al parco gli amonamat, mat quelli di oggi è un coglione, e da quello che ho capito è anche il classico fan di questo festival, ogni, oggi, ogni cosa è meme, nessuno si prende sul serio tutto è facilmente criticabile, se ti prendi un po' troppo sul serio fai la figura del pagliaccio le band black metal non dovrebbero suonare in questi contesti, motivo per cui non vado a vedere festival misti, motivo per cui non sono venuto ieri sera forse mi prendo troppo sul serio, però ma di certo non sono un troglodita che ascolta Guterlachs e compagnia bella, perché è anche colpa di questa gente qui se succedono determinate cose. Io non c'ero e non ho visto la scena e dopo questa cosa sono felice di non aver presen presenziato. Allora, io non, uh, io non ho alcun, alcun, ripeto, alcun modo di condividere quello che scrive questa persona qua cioè proprio è un modo di vedere le cose che per me è altamente dannoso per quanto riguarda la questione del meta questo tipo di sparate io le trovo inadeguate viceversa cioè le trovo inadeguate io le trovo inadeguate in quanto io per esempio personalmente abbiamo spesso discusso del almeno Siccome a me i festival misti piacciono perché a me esatto. a te piacciono vari generi e vederli tutti assieme in un festival misto in cui hai la possibilità di vedere eh, 15 band, 15 magari no 12 band al giorno selezionando esattamente quello che preferisci in quel momento perché c'è una scelta. Il brutal abbiamo fatto l'El il Summer Breath, abbiamo fatto festival insomma, di questo tipo. E poi il limite che abbiamo in Italia, cioè nel senso di ah no, però perché abbiamo il cioè, Festival in Francia, il Copenaghen, quell'altro esatto. in Olanda, i festival grandi eh. in Inghilterra e in Germania e noi non abbiamo niente, boh, non è colpa di questo e delle altre persone che dicono no, io odio i festival misti perché non è però quello. Però è questo però... tipo di mentalità che non aiuta, cioè a me dispiace ma non, 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 non ci siamo, questo è solo un commento distruttivo e non fa bene a nessuno. A parte il fatto che eh, dare del teologo a uno che ascolta i Gutalax è proprio una cosa banale. E, e è inadeguata. Ognuno può andare ad ascoltare che cazzo che vuole lui. Almeno questo. Sì, boh. sì, beh, che Però c'è gente che dice: il Frantic non è l'obscene. Se vuoi l'obscene all'extreme, basta andare all'obscene sì. extreme, al quale vorrei andare anche io. E qua cominciamo ad avvicinarci. Il problema è che poi. Eh, c'è qualcuno che fa notare i madduk sapevano con chi suonavano i madduk suonano i festival misti i madduk dovevano suonare al 70.000 tonnellate di crociera <ride> lì sì. poi li avevano cancellati eccetera e, ma ci sono andati dopo un'altra volta o ci stanno eh, so per riandare andando. non mi eh, ricordo sì, comunque sì. sono un gruppo da 70.000 tons of metal quindi sanno benissimo dove vanno allora, qua potrebbe essere più interessante la questione. Allora, perché i gruppi black metal, se devono mantenere questo tipo di aura, partecipano comunque ai festival misti? Sanno benissimo il rischio che prendono. Guarda Io guarda, volevo. Noi abbiamo... Cioè, noi abbiamo visto i Marduk, adesso guarda, mi tiro fuori. Insieme allora... agli Arachiri for the Sky, a... ai Nano, ai Samael, ai va War vabbè. Kings. Ah, aspetta, aspetta però beh, sì, bisogna sì. vedere il giorno voglio proprio vedere il giorno perché tra l'altro abbiamo fatto una delle vecchie primissime puntate del podcast forse addirittura la stagione Allora, zero, fin, finché recuperare. tu cerchi vai, vai. sottolineo il fatto che Mattus fa così in qualsiasi concerto lui fa lui ha un rapporto un po' di tipo conflittuale col pubblico c'è il video di quando il tizio che sale sul palco lo spinge giù e gli calcia il telefono, gli strappa il telefono eccetera eh, i Maddux sono sempre stati con un atteggiamento di disinteresse verso il pubblico misto a ostilità per chi li segue da tempo, eh? quindi secondo me lui non stava facendo altro che, che recitare la sua parte, come è giusto che sia. Giannone, sul palco del terzo podcast, ha detto: I Marduk sono marziali, lui deve rimanere il personaggio, e in questo io sono d'accordo, quindi forse va anche tutto bene così viceversa. Sì. Ma c'è una questione nei di pubblico misto. Sì, esatto. E poi ti dirò di più: cioè, sono abituati a suonare a un festival misto perché noi a Metal on the Hill a Grazia nel 2021 li abbiamo visti alternati a cioè stesso giorno, eh, Freedom Call, Nervosa, Rakiri for the Sky, Flash God Apocalypse, Marduk, Lordi Headliner. Quindi cioè, in confronto a sì. quello a diciamo al susseguirsi di band che c'erano, Frantic è una roba completamente ancora più matta diciamo, e li abbiamo visti abbastanza insomma, sereni di questa cosa. Eh, boh, cioè C'è chi addirittura dice, beh, allora a questo punto, cioè, se vogliamo essere però coerenti e estremamente, diciamo, tenere forte il gatekeeping su questa roba, certo Black Metal non andrebbe neanche suonato, vabbè, non esageriamo, certo Black Metal dovrebbe suonare di, almeno di giorno, sotto il sole in un festival, perché comunque l'esperienza di, che ne so, vedersi gli Emperor che per carità sono quasi sempre headliner ma magari nei festival più grossi rischia di suonare magari alle 20 e c'è ancora luce e ti vedi gli Emperor in The Nightside Eclipse con la luce no dico ecco. è un'estremizzazione no, no. però è un ragionamento che boh, cioè sì è bello, cioè ci sono le condizioni ideali ehm, di ambiente, climatiche tutto per vedere il gruppo nel modo giusto però insomma se, ecco. Se... e allora adesso secondo me possiamo fare l'ultimo passo quello che ci piace fare allora, le band Black Metal non dovrebbero più suonare dal vivo per un bel po' e dovrebbero ricostruire lo spirito mefitico degli esordi che rese celebre e temuto il genere. Ora è tutto un circo e la cosa mi disgusta abbastanza. No, perché eh. il Black Metal non, uh, non è questo. Black Metal è una roba che però non, non, ma non, non, lo, non lo è quasi mai stato. Il problema è che dopo è stato idealizzato e questa roba qua è diventata dogma. Ed è per questo che quando si parla di black metal degli esordi e lo fai come Lords of Chaos il film, la gente inorridisce. Perché torniamo ai discorsi che abbiamo fatto tante volte. Quelli avevano 16 anni, erano degli ubriaconi che puntavano ad un'idea di estremo, il più possibile estrema, e hanno veramente creato qualcosa, ma non così consapevolmente. La dogmatizzazione in questo caso il fatto che tu debba essere sempre grim che debba essere vestito di nero che le foto vanno fatte così e che si arriva al vietato divertirsi di questo caso è una roba che non appartiene perfettamente allo spirito black metal ci ha appartenuto per un po' ma dopo tutti sono andati per la loro strada e adesso abbiamo Fenris che fa le cose che fa ho appena comprato AstraForte su usato quello dove c'è lui che patina di schiena sì, sì, però capisci eh... che eh, ne abbiamo discusso anche, cioè, nel senso, questa roba fa arrabbiare comunque Benissimo. quelli che... Ma dice che è un'idea così distorta della realtà? Chi dice no, allora è non è un'idea distorta, è che è, è stato idealizzato un lato del black metal che non è più, e non è solamente quello il black metal, a parte il fatto che, come diceva Bosetti, il black metal può parlare di quello che vuole oggi, come i botanist che parlano di, di piante. Viceversa, uh, è comunque vero che quella sorta di cristallizzazione dei valori black metal non ha quasi mai corrisposto nemmeno all'inizio, è durata qualche anno quella roba lì, ma era talmente estrema che era inapplicabile e ad un certo punto si è smossa verso altri lidi. gli Emperor sono diventati gli Emperor molti si sono sciolti, qualcuno si è sparato qualcuno ha continuato a fare la stessa roba come Marduk di facciata dopo però vanno a suonare 70,000 tons of Metal e ai festival misti eh, e loro la sanno questa quando... cosa qua eh ma perché ci campano di sta roba, non è che diventa un hobby, cioè non è solamente un hobby della domenica. Però ne manca un pezzo che è esattamente quello che volevo discutere, a parte mm. i, quelli particolarmente true, eh, ci sono proprio quelli che eh, dicono che è stata violata la sacralità del black metal, perché le persone in qualche maniera... Uh, vanno ad ascoltare black metal con delle aspettative. Allora, un attimo che lo trovo perché questo è interessante. Anche perché questa roba qua l'ha detto un amico. Gabriele. Oltracqua dell'Infection Code, interviene con un, con un intervento che io da lui non mi sarei mai aspettato. Zero però... uh, dicendo: essere metal vuol dire porgere l'altra guancia e divertirsi, vuol dire essere solidali, vuol dire essere gentili e disponibili. Beh, sono tutti valori che non mi appartengono assolutamente. Sono metallaro per quei miei motivi molto personali. La musica in genere, non solo il metal, mi ha aiutato molto in passato, ma solo la musica. Non chi ascolta la musica, non il fatto di appartenere ad un contesto fatto da persone. Non mi ha aiutato la fratellanza metal, gli amici, mai avuto amici. Il metal è stato identificarsi in un contesto tutto mio, molto intimo, dove il divertimento è bandito. Per quanto le parole di Gabriele possono essere estreme, Gabriele tocca un tasto che però ci appartiene. Perché molti di noi si sono avvicinati al metal... Quando uh, sentivamo che ci mancava qualcosa per adeguarsi, adeguarci ad un certo tipo di società, ad, ad un certo tipo uh, di regole. Al metal molti di noi sono arrivati perché ci sentivamo diversi e lì abbiamo trovato una nicchia che ci ha accolto. Sì. Vedere c'è ancora chi dopo tanti anni vive il metal, in particolare il black, dove secondo me sono finiti quelli che insomma. Ci credevano duro e lo vivono ancora come una volta perché per loro la presenza rappresenta qualcosa. C'è Paolo Girardi, l'artista. C'è un punto in cui Paolo Girardi dice che queste cose qua non si vogliono, non si devono assolutamente fare perché a me il metal ha salvato la vita. Eccolo qua. Eh, non è che non sono d'accordo con quelli che oggi sì, manca, sì, sì. mancano certi modi fisici di far capire le cose a chi non vuole capirle a casa e fuori casa, fino a metà, finali '90, molta gente del genere, capitata per sbaglio nei concerti meta veniva educata fisicamente da qualcuno che non accettava certe sciocche variazioni sul tema, cosa che io da cui mi distanzio oh. immediatamente. Sì. Però lui dice. Adesso, questa iperforzata apertura del mondo meta sta sporcando l'originale sacralità della nostra musica in cui noi crediamo. A me, personalmente, il metal ha salvato la vita e non ammetto quelle cose lì. Quando Girardi dice a me, personalmente, il metal ha salvato la vita e non ammetto quelle cose lì, la prima parte la condivido perché io l'ho detto mille volte: che a me la musica ha salvato la vita, non so certo. nemmeno chi sarei e cosa sarei. Quindi certo. riesco Guarda. un po' ad empatizzare con quelli che dicono: Eh, ma no, tu non puoi fare il trenino. Mentre io sto ascoltando Freezing Moon, perché Freezing Moon per me rappresenta quello che ascoltavo sul letto con le cuffie da solo e che mi ha fatto tirare avanti nei momenti peggiori. Chi è e che questo? ci ha detto questa cosa qua? È un'altra puntata delle nostre. Eh, che ci aveva detto proprio Poco. di ascoltare la, con le cuffie eccetera. Oppure ah, sì, sì, quello sì. che ci ha detto Pasini, ah. mh, dei certo, suoi certo. alunni certo no no ma, ma allora parliamo, ecco esatto non, nessuno, tra l'altro noi due nessuno di noi due è arrivato al metal perché ah che bello adesso entriamo nella compagnia fica e ci divertiamo eccetera eccetera è stato tutto anche, cioè capisco il discorso dell'esperienza individuale del, del metal come fuga dalla realtà una cosa molto personale molto importante però va anche detto cioè io capisco il discorso però purtroppo il metal non è una cosa solo nostra esatto è Solo nel modo in cui la viviamo noi. E poi. Ci sta... o... ah, e poi c'è anche un discorso temporale che dopo dobbiamo affrontare. Non è più quello di una volta. Ma comunque. Allora, sicuramente non è più quello di una volta. Sì. È inutile, proie... cioè, cioè, è inutile proiettare quella che è la nostra visione. Cioè, uno poi si può incazzare. Cioè, nel senso, dici a me questa cosa mi dà fastidio e ti prendi il fastidio e te lo un po' te lo tieni oppure decidi questo contesto non fa per me, cioè io magari al frantic che so che sicuramente c'è un contesto un attimino più goliardico o appunto allo extreme stream da grande fan del death metal, eccetera, che, però gente che continua a saltare, a ballare, a fargli scemi, i travestimenti, eccetera eccetera, non ci vado più. Io posso capire, non è quello il tuo contesto. Non mi sembra che manchino i contesti adeguati comunque per vedere le band nel contesto giusto, cioè soprattutto nei tour singoli, diciamo, se vuoi vederti i Mayhem sicuramente è meglio vederseli eh, da soli o il tour con gli Emperor, cioè in un contesto perfetto per loro, delle dimensioni e con il pubblico giusto. Però ripeto, non è, il meta non è solo roba nostra, cioè non possiamo proiettare quelle che sono le nostre motivazioni agli altri. Questa okay. questione di rispetto io la capisco. Eh, però non ci possiamo fare niente, cioè se vogliamo che il metal viva deve, deve essere comunque una cosa un attimino condivisa da un pubblico in un contesto una... più ampio della nostra cameretta, se no non funziona, cioè nel senso... No, funziona uh -huh. fino a un certo punto, rimane quella cosa idealizzata ma che non avrebbe senso, cioè i mayhem sono i mayhem perché ok erano quella roba lì in Norvegia a inizio anni 90 però eh, se li volessimo ascoltare anche oggi nel 2024 non sarebbe possibile se non avessero avuto un pubblico mondiale come ce l'hanno oggi e questo vuol dire che i Mayhem lo ascoltano anche in Sud America lo ascoltano anche in Giappone li ascoltano anche in contesti socioculturali, culturali pure, mettiamoci pure quella brutta parola etnici che non appartengono all'originarietà del come perché erano stati creati i mail e i messaggi che volevano alle volte mandare insomma chi più chi meno ma forse sto estremizzando no 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 mm, direi che ci siamo allora a questo punto mi viene da dire il meta non è solo nostro però no. se al posto del meta ci mettiamo la piazza del paese durante la saga, allora non è che perché non è solo nostra: il tizio può mettersi lì e buttare tutti i rifiuti è anche nostra, no, non so, certo, eh. ma gli stiamo ragionando, ok? No, no, certo, è anche mm. nostra. Allora, intanto non mi sembra, allora, ritornando al fatto al, al, al peccato originale, non mi sembra che il peccato originale sia così grave da eh, diciamo non è che al frantic a un certo punto sono entrati 30 discotecari sotto cocaina e si sono messi a, a ballare no. a mettere i muscoli cotonà a mettersi belli con gli occhiali da sole i muscoli in bella vista a fare gli scemi mi sembra una cosa che comunque se un minimo di festival europei li hai fatti l'hai già vista eccetera quindi, boh, cioè non come sono sempre quello che dice, ancora non vedo il pericolo, ancora non vedo il pericolo per la diciamo dignità, per, per la dignità di, de, del genere black metal o di generi che hanno, come dire, un'estetica una, una, un e un modo di raccontare la vita che è diverso dal divertimento, dalla gioia di vivere di un festival estivo che è stato fatto anche con l'intento di dare gioia, e in un contesto vicino al mare, con Ferragosto, tra l'altro, Ferragosto vicino al mare, che già si presenta insomma in modo un po' diverso rispetto, che ne so, all'Inferno all Festival in Norvegia o, o ad altri, o al Partizan in Germania, ecco, diciamo, quei festival un po' più insomma, integralisti allora la mia opinione ormai l'ho maturata la mia opinione è che non mi ha dato nessun fastidio non ci vedo nessun problema viceversa non riesco a non un po' empatizzare non con chi dice cose aspetta questa sì. la devo leggere perché aspetta che la troviamo Beh. perché questa è meravigliosa cioè quando okay. sento queste cose qua mi viene eh, chiudiamo il podcast Ormai, questa merda di unicorni e schifezze varie sta inondando il okay. mondo del metallo. Mai visto tanto schifo? Andarsi a fare queste fine occhiate in concerti poco simili, ecco. Io quando leggo queste cose qua dico: 'Beh, vabbè. vabbè, però abbiamo già capito che è sopra'. Sì, viceversa. Chi come Gabriele, e c'è anche qualcun altro che mi ha scritto in privato ieri sera, altri fan del podcast, che dicono: io sono sempre stato un solitario, mi sono avvicinato al metal perché eh. ho sempre fatto fatica a stare con gli altri' e lì ho trovato. Il modo di buttare fuori una negatività che poi in qualche modo mi ha anche formato come persona. Qu quindi pensare che ci sia gente ubriaca che fa il trenino mentre io sto ascoltando Panzer Division Marduk uh, mm -hmm. o The Freezing Moon dei Mayhem mi fa specie. Con quelli io certo. riesco ad empatizzare e ma hanno vabbè. un po' ragione, che è un po' quello che dice Carlo alla fine. Mavric: uh, Sì, sì, no, um, ma infatti, ma io capisco, io capisco, non mi ci sono mai trovato a tal punto, cioè nel senso. Uh, la faccio molto in piccolo al Brutal Assault di 5 uh, anni fa, quando siamo andati pre-COVID, per un motivo particolarissimo. Io ero legato emotivamente a un periodo negativo e avevo ascoltato molto i Berzi e di cui vi ho anche rotto le scatole abbastanza. Io mi li sono visti da solo nel palco, ero emotivamente scosso perché per me significavano qualcosa, sono stati la colonna sonora di un paio d'anni molto brutti. E chiaramente, però, non ho visto era nessuno che faceva atti strani perché non era. Insomma, non non c'era nessuno che faceva atti particolarmente strani, anche perché non si, non si prestava forse anche alla musica. E quindi non mi sono mai trovato. Capisco effettivamente chi con i toni giusti, se non, senza citare arcobaleni vari o cazzate di altro genere, possa sentirsi un attimino indispettito. Però io ti domando allora a te: eh, aver visto tanti gruppi anche tendenzialmente molto seri in un contesto come l'obscene extreme ti ha mai particolarmente perché insomma adesso no. No. cioè vedere i cripple bastards che vabbè per carità la centesima volta no. che hai visto i cripple bastards ti ha dato fastidio? no no però cazzo, i cripple basta sono l'emblema del racconto della negatività, del solipsismo, della violenza, certo. della rabbia, sì. dell'odio, e sì, visto con gente che cottina vestita come, come un, appunto, un unicorno che sale sul palco e poi si butta, forse non credo sia il massimo della vita, però. No, no. Eh, allora... eh, a me non ha mai dato fastidio. Comunque con i cripple basta c'era decisamente meno gente che si buttava dei Gutalaks, perché forse quel Beh, messaggio caro. lì implicito passa. Vabbè, ma i Guthrieks e... hanno fatto un lavoro di quella roba lì. Ne hanno fatto un lavoro, sì. Eh, sì, sì Quindi sì, il eh. metal, cioè, mh, viceversa, ultimo pezzo, sì. quelli che dicono potrò divertirmi come cazzo pare a me, hanno ragione pure loro, eh. questa non è una delle parole di chi difende il Tanino. potrò uh, Insomma fare quello che mi pare. Nel rispetto, allora c'è sempre allora, eh. il fare quello che mi pare esiste dappertutto. Beh bellissima libertà, poi ovviamente c'è sempre la postilla nel rispetto degli, degli altri, ripeto, io no, no, non mi è sembrato una cosa eh, così Allora, in rispetto... questo caso possiamo cioè, rovin... chiuderla eh. perché è un trenino a 20 persone che è durato due minuti a due minuti dalla fine dello show e non è successo niente. Ma sì, ma questo, cioè, questo lo diamo per scontato! Cioè, quello sì. Um... Basta, direi che... Ma potevamo dire, scriveteci nei commenti, mettete likes a questa eh. cosa de... <ride> Non lo so, non mettete likes, mettete in... Se ci fossero i non mi piace o odio, i fan dei Marduk potrebbero usarli per questa circostanza. E, mh, nota margine, così. Eh. Commentiamo la news. Siamo a 53 minuti, è l'ultima puntata, quello di cui volevamo parlare, ne abbiamo parlato. Tu commento a caldo su Galder che lascia Dimu Borgir, a proposito di no more fun, no more glory, no more money? Ma direi che insomma lui non ha sempre sì. fatto il turnista di lusso, ha sempre scritto tutto Silenus, quindi io non credo che... Dice che vuole rimettere in piedi la baracca Old Man's Child, lo dice da un che po', eh, va detto. Che sarebbe anche ora, insomma. Eh, mai, a, Muborgir, proposito, però, eh. a proposito, un ragazzo che mi ha chiesto uh, del black metal sinfonico... Gli ho sparato Empiricism dei Borknagar e uh, The Pagan Prosperity degli Osman Child. È andato via contento, mi fa... Proprio Empiricism. Sì, lo sì. so che c'è, però è un però non è un po' too much, forse. Io avrei sarei andato un pelino più indietro. Hai detto Quintessence, bello facile col singolone e via. Vabbè, insomma, ringraziamo... Basta, direi che adesso tu te ne vai pure al mare, come sì. i bravi statali fanno. Avete, avete la, la spiaggia, ci sono le spiagge per i carabinieri, ci sì. sono le spiagge quella solo, poi avete la spiaggia per gli insegnanti, dove il chinotto lo pagate 50 centesimi, la pasta con le, le sì, trofie sì, al sì. pesto. Sì. Beh, beh. E, e ho anche i CD sento e i media a 6 euro. <ride> Vinilia 12 che certe, certi, certi century media a 6 euro è pure caro cioè nel senso quando vai <ride> indietro nel catalogo insomma va bene basta di cos'altro come, come, come ci salutiamo un allora, ci salutiamo che è stata una stagione di svolta dobbiamo dircelo guardarci in faccia abbiamo fatto prima in portato faccia. il podcast dal vivo gli ascolti sono cresciuti tantissimo c'è la gente che vuole venire adesso non dobbiamo più chiedere noi c abbiamo la gente che bussa la porta c'è la fila fuori dalla porta Vabbè, ma anche meno, meno seghe da soli, no? <ride> sì? Vabbè, sì. vabbè, vabbè, facciamoci le seghe, dai, tanto stiamo, stiamo finendo. E... Ma che possiamo dire? Possiamo solo ringraziare coloro che ci ascoltano? Perché insomma, alla fine nasce tutto da lì. Noi ce la viviamo sempre come un sogno, che va, tutti i gio che va ogni giorno, finché <ride> sì. va. Bene, ma se noi avessimo uno studio come quelli serie e non parlassimo a distanza come facciamo sempre... Eh. E, um... Quindi monteremo un citofono e la gente ci, ci, ti, fone, ci, ci ti, sì, citofonerebbe per partecipare al podcast. Sarebbe come sì. la gag di Medire col citofono. Sì, oppure no. come Ma lei spaccia, una delle due. <ride> Benissimo. Allora. Dopo come la... sta? Che di solito d'estate Salvini le e le fa, io quest'estate non... Allora, visto che è uno che ama divertirsi a questo punto, visti i treni del Frantic, me l'aspettavo. Così al DJ set dell'ultimo giorno del Frantic, tu non l'hai visto, no? No, no, no. Eh, no, Aspetta, all'ultimo è... giorno del Frantic, sì, che l'ho visto, è quello del Vescovo, eh? No, no, ma dicevo, no, che hai visto il DJ, sì, ma mi aspettavo, no, Salvini. no, no, Salvini, no, no, è non si è fatto so, no, in compenso, comunque... ehm, notavo mh, una preponderante presenza di. Ehm, simpatizzanti filogovernativi in giro per Francavilla ho visto delle magliette delle ah, no, Franca, cose Francavilla paese Sì, si Francavilla paese eh, beh ma l'Abruzzo è così insomma c'è anche ah, l'Abruzzo la è così l'Arosticino dà la rosticino toglie è un okay. il popolo di, insomma, di pastori di gente che comunque se non avrebbe fatto cioè quelli fuori non avrebbero mai fatto il trenino sui Marduk <ride> suppongo Vabbè. e boh, Te la domando, quindi, a conclusione di questa esperienza molto positiva del Frantic e di questo anno, uh -huh. eh, boh, rifacciamoci questa domanda, si stava meglio quando si stava metal, come si sta? Come si sta in questo 2024? Ma io metallico? sto benissimo, mm, io sto proprio benissimo, perché Basta. è vero, i dischi di una volta non ci sono più, non escono più se tu guardi cosa è uscito nel 91, nell'84, sai quelle sotto? Eh, avevi... eh, effettivamente vabbè. là c'erano i fondamenti di un genere. E I fondamentali di un genere. Adesso non escono più quei dischi lì che ti cambiano la vita, però il metal ha tantissimo da raccontarsi e di fatti i panel con gli artisti eh, e i podcast come il nostro stanno fiorendo, perché adesso è il momento di raccontare ciò che c'è dietro, come funziona la storia, i libri proliferano come i tsunami, anche se poi la gente li compra su Amazon. E... Cosa che invece hanno detto in studio, e più di un amico ha detto adesso che lo so, li compro direttamente da loro. Quindi vedi che anche noi eh, si stava eh, meglio so, per so il sociale. So. Bene. E, bene. e quindi si stava, si stava metal against capitalism. Quindi una nuova mm. bene. Bene, quindi, bene. sto benissimo così, cioè c'è tantissimo da scoprire tante novità, tante polemiche gonfiabili, ma che ce frega? Io sto bene uguale te bene. No, no, benissimo, anch'io. Eh... Io dirò, pure a livello musicale c'è cioè sempre comunque qualche sputo interessante, qualche band nuova, qualche band che ritorna e dice ma che disco carino, concerti ce ne sono, mi sembra, cioè, va bene, io sono sempre quell'ottimista, quindi va abbastanza bene, non ci lamentiamo. E, boh, poi ti dico, guarda Sonda, ti faccio vedere cosa ho comprato, vediamo se me lo fa vedere. A proposito, tu dove sei stato? Ma sì, guarda, Sonic sì, si vede, ma perché c'ho il griscreen? screen? Vabbè, ho comprato perfino, ho trovato... Il vinile Son di Sonic Syndicate. No, no, che è il vinile, non esageriamo. Il CD in mega offerta, usatissimo, del primo Sonic Syndicate, che non vi invito a... Cioè, se avete... Il secondo, di fare. È il secondo, quello lì è il secondo. Ah il eh, io, io avevo solo quell'altro Love Under Disasters, invece ho link. Sì, 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 è vero che il primo era quello prodotto un po' meno bene. Esatto. No, io sono stato in Germania, Berlino-Amburgo: tanto metal, tanto metal per strada, ho bevuto una birra di fianco al cantante di Comeback Kid perché suonava eh, da lì a poco, e quindi oh, gli ho fatto tanti cuori con la mano. E siccome, tra l'altro, mezzo anticipo, se riusciamo a farla. Eh, visto che anche i nostri amici Sara e Vic vanno a Berlino a fare scorribande di acquisti, potremmo fare magari una puntata assieme in cui mi collego sì. anch'io. E anch'io da Berlino faccio, cioè da Berlino, da tornato a casa, vediamo cosa abbiamo comprato in Germania. Ognuno con le proprie borsette, sarebbe un'ottima idea. Ti sento lanciatissimo. Bene, bene, bene. Dai, sono contento. Eh, basta. Direi che eh, magliette abbiamo vendute, non dire dati di vendita, qualcuna sì. Sì, sì, alcuni sì, ma abbiamo dato via una marea di spille e di adesivi quando io lo dicevo sul palco a fine podcast c'era sempre gente che veniva Vabbè, a prendere comprate adesivi. E le maglie... Comprate le magliette perché poi quando ve le mettete siete veramente belli. Eh, ringraziamo... Esatto. ringraziamo chi l'ha fatto in questi giorni, chi ha postato le foto, eh, Simone tutti. Borsadoli. Insomma, Borsadoli. Ah, e poi se vogliamo chiudere la polemica, Mardo, chi migliori sai chi sono, sono sempre in placcaggio visto che Gabriele Calvano è il cantante dei. Di placcaggio, si è fatto la foto con i Madduk con la maglietta di Panzer Division con le ferro. Quella dei placcaggi, eh, vabbè, ma è ovvio. ovvio. Eh, ma lì Perfetto. è un altro livello: è un altro livello. Va bene, ragazzi. Allora, intanto vi salutiamo, non vi mancheremo tantissimo perché appunto ci sono le puntate del Franti che piano piano escono. E non è che noi più di un mese stiamo in vacanza quindi eh. si riprende a Laura. Ciao, Dennis, Ciao, buone vacanze e a presto. Ciao, ciao a tutti.